Salve popolo di YouTube, io sono NeoGeo82 e benvenuti alla seconda parte di Video Jams 2011. Ci scusiamo se vi abbiamo fatto attendere un po' per la seconda parte di questo fantastico filmato, ma ci tenevamo a fare le cose come si deve. Per chi non sapesse o non si ricordasse cosa sia Video Jams, vi riassumo che si tratta di un video in due parti dove quattro esperti YouTubers vi segnaleranno 8 videogames meritevoli di attenzione usciti nell'arco del 2011. I quattro pro di YouTubers sono Mashiro Tamichi per K-Damage TV, Musehead per Retro Gaming History, Bruno B per Recensopoli e NeoGeo82 per Shion. Nella prima parte vi abbiamo mostrato quattro fantastici titoli, ora preparatevi per le altre quattro interessantissime segnalazioni di VideoGems. Buongiorno amici di YouTube, qui è Mashiro Tamichi e qui con me c'è la seconda perla che ho scelto per il 2011, ovvero sia Magica. Magica è un titolo che mi ha rapito dall'inizio alla fine, fin dal primo video che ho visto su internet e sia dall'ultimo momento in cui ci ho giocato in co-op con gli amici. Difatti Magica è un titolo che assolutamente fa del divertimento e delle dinamiche di combattimento e dell'evocazione delle magie il suo punto di forza. Infatti il sistema introdotto è qualcosa di davvero particolare, ovvero sia avremo degli elementi legati a dei tasti, quindi ogni tasto corrisponderà a un elemento, che potranno essere combinati insieme per creare delle magie di completo effetto differente l'uno dall'altro. Quindi a differenza di molti giochi in cui è possibile impersonificare un mago, dove appunto basterà, non so, cliccare il tasto 1 per evocare la peggio schifezza da l'universo parallelo, insomma, che c'è dietro l'angolo, in Magica attualmente per evocare qualcosa di sensato dovremo avere ben presente i tasti da dover utilizzare. La cosa però è che in realtà il fatto di andare a caso è una cosa anch'essa molto molto divertente. Quindi non solo il fatto di insomma conoscere quello che una determinata combinazione di tasti può fare, ma è anche bello di fatto non conoscere cosa una determinata combinazione di tasti può fare. Questo perché se provate a giocarci online con i vostri amici e giocate completamente a caso, il gioco vi offrirà delle sane risate che personalmente non ho riscontrato in moltissimi titoli usciti nel 2011. Mi è capitato di uccidere i miei amici in modi completamente differenti, non so, ghiacciandoli e poi lanciandoli giù da una rupe, ovvero sia, non so, creare un fulmine dal cielo e invece di colpire il mostrillo che c'era accanto al mio compagno, colpire direttamente il mio compagno con conseguente sbriciolazione, insomma, sbriciolamento, scusate, di pezzettini di carne ed esplosioni di eventuale natura. Quindi, sotto questo punto di vista, non so, il fatto di avere il friendly fire costantemente attivo nel multiplayer è qualcosa di divertente. E sotto questo punto di vista vi do un altro consiglio: usate le mine, cioè se state eventualmente giocando con degli amici, usate le mine. Le mine sono qualcosa di eccezionale, come avete appena visto, quindi per l'economia del divertimento vi eleveranno davvero l'esperienza di gioco in qualcosa di incredibile. C'è da dire che comunque Magica è molto, diciamo, non è molto longevo se giocato in singolo. Il suo punto di forza è principalmente il co-op. Difatti non è da prendere come un gioco di ruolo hack and slash alla Diablo con una elevatissima rigiocabilità. Abbiamo una campagna, abbiamo moltissimi DLC che sono usciti successivamente, anche se sono attualmente uno, credo, quelli che offrono una campagna a parte, che dovrebbe essere l'ultimo proprio uscito, che è The Stars Are Left, che è un DLC ispirato a quelli che sono i miti di Lovecraft. Quindi sotto questo punto di vista anche gli appassionati di Lovecraft troveranno un DLC molto molto bello rispetto magari agli altri, che alla fin fine includevano magari delle armi nuove o comunque dei vestiti da usare, che personalmente sì, sono carini, però niente di speciale. Anche Vietnam, se non erro, che è stato uno dei primi a uscire, introduce una campagna in singolo, anche se non molto ispirata. Comunque di fatto se non volete giocarlo in co-op, magari in singolo vi potete divertire ugualmente, però magari non appunto come in co-op.
difatti è più simile a un Golden Axe che a un Diablo. C'è una campagna con dei livelli abbastanza lineari che verranno affrontati uno alla volta, e ovviamente durante questi livelli ci verranno presentati le solite orde di nemici che cercheranno di distruggere, insomma, la nostra pellaccia in tutti i modi possibili. E noi avremo a nostra disposizione, come potete vedere, le magie create da noi con la combinazione delle nostre, dei nostri tasti, ma anche dell'equipment che potremo scegliere, potremo trovare uccidendo i vari nemici o comunque scoprendo dei segreti che comunque rimangono più o meno sempre quelli. Anche questo è un altro elemento. Di fatto, se pigiamo tab, vedete, possiamo vedere cosa abbiamo equipaggiato. La cosa bella comunque delle magie è che non soltanto possiamo combinarle per offendere direttamente il nostro nemico, ma possiamo anche usarle, non so, per creare dello scudo su noi stessi, per curare noi stessi, per eventualmente creare, come potete vedere qui, delle mine per zonare il nostro nemico, quindi controllare le orde dei nostri nemici. Ma possiamo al tempo stesso, creare quelli che sono delle mine, curative. Quindi possiamo eventualmente con questa combinazione creare delle mine che ci esploderanno sotto i piedi, ma allo stesso tempo ci curano, quindi le possibilità sono infinite. Oltre a questo potremo trovare durante il gameplay dei libri che appunto faranno delle magie particolari. Come potete vedere sotto il personaggio, per esempio, abbiamo una magia che si chiama teleport, che adesso non l'abbiamo più perché sono appena morto. Comunque è una magia che con una particolare combinazione di tasti ci permetterà di teletrasportarci durante, insomma, in qualsiasi punto della mappa dove abbiamo il mouse puntato. Quindi naturalmente la varietà è infinita sotto questo punto di vista, è davvero qualcosa di enorme. Quindi è molto divertente, è dinamico, è fondato sul core, non troppo serio, non serio, ma assolutamente divertente, con il libero arbitrio di poter uccidere i propri amici senza rischiare linciaggi per, qualche missione non riuscita, e quindi è divertente. Quindi se dovessi riassumere una sola, quando mi troverò davanti a un dio che mi chiederà, non sei tu un dio, ma mi chiederà cosa è per te la definizione di divertimento, io sicuramente direi magica, e molto probabilmente finirei all'inferno. Comunque, di fatto, per me magica è davvero la sintesi del divertimento, almeno per quanto riguarda il 2011. Dateci un occhio, se non l'avete comprato nelle varie offerte di Steam, aspettate le future offerte di Steam, perché sicuramente verrà posto in offerta tantissime volte, perché è un titolo che di fatto non smette mai di vendere. Aia, mi sono tirato un macigno sulla testa. E quindi niente, giocateci. Qui a Ramascello Tamigi vi ringrazio per la vostra attenzione, per l'attenzione che avete fatto, che avete dato al video delle gemme del 2011. Spero che la cosa vi sia gradita. Vi auguro un 2012 altrettanto pieno di videogiochi, di divertimento e di belle cose. Ciao a tutti e ci si vede alla prossima. Una capra viola e un topo col cappello, che sto cappello poi non ce l'ha neanche tutto il tempo. Ma che è sta roba? Questa roba è Escapebot, un puzzle platform indie per Xbox. Alla fine è il tipico puzzle platform in cui ci sono meccanismi da attivare al momento giusto, elementi dello schermo da spostare qui e là, piattaforme semoventi e così via. Il giocatore controlla la capra di cui si era detto, che ha a disposizione le solite azioni da capra: può camminare, saltare e fare brevi scatti. Il topolino può essere richiamato in qualsiasi momento e funziona come un drone che può essere lasciato in punti precisi, ad esempio per tenere premuta una piattaforma che fa da pulsante, oppure si può far camminare lungo i muri per farlo arrivare in punti altrimenti inaccessibili. Come bonus, quando il topolino è cappello ci si può teletrasportare nella sua posizione. Il tutto potrebbe suonare molto complicato, ma in realtà Escapegoat ha un'ottima progressione iniziale, che introduce alle meccaniche di gioco in maniera dolce e graduale, senza però perdersi in lungaggini. E alla fine la caratteristica che contraddistingue Escapegoat è proprio questa. Non è che alla fine come struttura sia un capolavoro, è ben fatto sì, ma non un capolavoro. Ciò che lo rende un capolavoro è l'estrema cura per ogni dettaglio, una cura che si comincia a intuire a partire dall'ottima realizzazione del tutorial iniziale, ma che si finisce per riscontrare in tutto,
dal level design che non annoia mai, alla risposta perfetta ai comandi, alla grafica essenziale ma perfettamente funzionale, al sonoro semplice ma ben fatto. Escape Cot, insomma, è uno di quei rari giochi dove ogni minimo dettaglio è al posto giusto, e dove basterebbe cambiare anche solo una virgola per rovinare tutto. L'autore del gioco, Ian Stoker, si è occupato di tutto, dalla programmazione alla grafica al sonoro, e quindi è riuscito a veicolare in maniera efficace una visione organica e completa del game design che aveva in mente. Una visione che sarebbe decisamente un peccato perdersi. Eccoci arrivati alla seconda avventura grafica della mia selezione. Voglio comunicarvi innanzitutto il nome dell'autore di questo videogioco, Joshua Nurnenberg. Lo faccio per evidenziare come non vi sia alcun grande nome dietro le quinte di questo Gemini Ru, il che è sintomatico di come siano cambiati i tempi e di come siano imprevedibili le vie del mercato odierno. Questo titolo è un one-man show, ovvero un prodotto realizzato interamente da un singolo individuo. Il prode Joshua, infatti, si è occupato sia del codice, sia della grafica e addirittura delle musiche. Tutto ciò non sarebbe stato possibile fino a qualche anno fa. Difatti, oggi esistono mezzi molto più potenti per realizzare i propri sogni e i propri progetti. Gemini Ru si basa interamente sull'Adventure Game Studio, un engine progettato esclusivamente per la programmazione di avventure grafiche. È chiaro che ciò comporti non pochi limiti sia per quanto riguarda la realizzazione tecnica che la struttura stessa del gioco. Ma questo ci aiuta anche a capire come siano cambiate le stesse avventure grafiche nel corso degli anni. All'inizio degli anni 90 erano un susseguirsi di enigmi molto astrusi, spesso e sicuramente difficili, con una narrazione assolutamente secondaria e sceneggiature spesso inconsistenti che cercavano soprattutto di fare leva sull'umorismo, come ci ha insegnato lo stesso Guybrush Threepwood. Nel corso degli ultimi anni le cose sono cambiate. I videogiochi si sono mossi verso prodotti dalla fruizione più fluida. Tutto questo in aperto contrasto con le peculiarità delle avventure grafiche che offrivano un'esperienza intermittente, scandita dalla successione di enigmi che potevano bloccarci ciascuno anche per ore. Anche questo tipo di videogioco alla fine ha imparato ad abbassare la difficoltà dei suoi ostacoli, ripiegando su un'impostazione story-driven, ovvero con la storia a fare da protagonista. Gemini Ru, infatti, è un prodotto che mostra dei difetti palesi in più campi e trova quindi un senso soltanto quando inquadrato nell'ottica moderna di avventura grafica, a dispetto delle sue immagini ultra pixellose. Il gioco si muove su un doppio binario, alternando le vicende di Ezreal Odin e di Charlie. Il primo è un uomo d'azione e di armi, dal passato molto oscuro, che si trova sul pianeta Barracus per cercare suo fratello, che non vede da moltissimo tempo e che vuole tirare fuori dai guai. Charlie invece è ancora più avvolto dal mistero, dato che vive in una struttura di rieducazione mentale. In pratica, nell'universo di Gemini Ru è possibile cancellare le memorie degli uomini, rieducandoli, cercando di fare loro imparare nuove cose, più utili alla società, cancellando appunto un passato di vergogna. Quello di Ezreal è un cammino di ricerca verso quel poco che gli è rimasto di affetto e di emozioni. Charlie, invece, cerca solo di recuperare qualcosa, di conoscere addirittura, e di capire perché ci sono alcune cose che non riesce a dimenticare e che nessuno riesce a cancellare. In realtà, Gemini Ru non parla di uomini, ma di umanità. Che cosa ci rende uomini? E che cosa ci rende buoni o cattivi? I ricordi oppure l'istinto? Abbiamo davvero bisogno di fare riferimento ad una memoria per capire ciò che è bene e ciò che è male? Il direttore della struttura rieducativa di Charlie è convinto di sì. Cancellando la memoria, tutto si perde e la personalità può essere riscritta, ma i fatti gli danno torto. Charlie, infatti, è alla seconda cancellazione della sua memoria. La prima era andata male, si era ribellato, ed il rischio che possa farlo ancora è elevato. E lo è perché viene spontaneo. Ed in un modo o nell'altro, la vicenda incrocerà il destino di Ezreal Odin. Gemini Ru è l'opera intima di Joshua Nurnenberger. L'intensità che caratterizza questo gioco deriva proprio dalla assenza di intermediari tra l'autore e l'utente. Joshua comunica direttamente con noi senza che qualcun altro abbia revisionato i dialoghi e non c'è nessun filtro neanche dal punto di vista audiovisivo. Possiamo sentire l'umanità e la creatività di Joshua.
Un'opportunità ricercata e deliziosa, perfetta per un videogioco che si basa proprio sull'essenza dell'individualità e sul valore della stessa. Per questo Gemini Rue è un videogioco estremamente moderno, a dispetto della grafica in 320x200 che pure riesce ad essere gradevole, per le musiche in ridottissima quantità che pure riescono ad essere orecchiabili, per uno scenario ristrettissimo che pure riesce ad essere sufficiente per raccontare tutto ciò di cui c'è bisogno. Gemini Rue è alle antipodi del videogioco di massa. Non si vende per milioni di persone, cerca il rapporto uno contro uno, l'autore e il giocatore. Se l'arte è l'espressione della creatività di un individuo, qui siamo di fronte ad una delle sue forme più cristalline. Questi ultimi anni hanno visto un pesante e graditissimo ritorno al 2D. Diversi vecchi brand sono tornati a ruggire grazie a un buon sfruttamento delle due dimensioni, soprattutto nell'ambito platform. Quest'anno è stato il turno anche di Sega col suo brand storico Sonic. Dopo una serie di giochi mediocri dedicati al polpospino blu e dopo il passo falso di Sonic 4 nell'anno scorso, Sega è riuscita a stupirci con l'ottimo Sonic Colors su Nintendo Wii. E quest'autunno ci ha colpito ancora più a fondo con Sonic Generation. Si tratta di un gioco ibrido, sviluppato per celebrare i 20 anni della mascotte Sega e che vede come protagonisti ben due Sonic diversi. Il vecchio design dell'epoca 16-bit è quello più moderno visto da Sonic Adventure in poi. Il gioco si presenta come una piccola antologia della saga, proponendo 9 livelli, ognuno preso da un gioco di Sonic diverso. Partiremo da rivisitazioni di livelli storici come Green Hill o Chemical Plant da Sonic 1 e 2, per poi passare dalla generazione 128-bit con Escape City, preso da Sonic Adventure 2, o Seaside Hill, preso da Sonic Heroes, per poi finire con il Sonic Next Gen, con Crisis City, preso dal reboot del 2006, oppure Planet Wisp, preso dall'ultimo già citato Sonic Colors. Ogni livello avrà due atti, uno da giocare in 2D e l'altro da affrontare in 3D. La cosa che sorprende di più è appunto la qualità del design di entrambe le sezioni. Le parti 3D sono le migliori mai viste e riprendono molto bene lo stile visto già nell'ottimo Sonic Colors, come abbiamo già detto, mentre le parti 2D non hanno assolutamente nulla da invidiare agli antenati visti su Mega Drive. Vi assicuro che è stato davvero commovente tornare a questi fasti dopo quasi 20 anni. Fanno molto piacere poi anche le varie sfide che allungano di molto la longevità e strizzano l'occhio soprattutto alle diverse feature viste già nei vari capitoli della saga. Sbloccare poi i vecchi brani musicali tratti da tutti i Sonic usciti fino adesso è un ulteriore motivo per versare qualche altra lacrimuccia. Infine, i boss fight finali sono qualcosa di epico. A mio avviso Sonic Generation è un appuntamento immancabile per qualsiasi appassionato del porcospino blu. Assegno a questo gioco il premio Bentornata Spensieratezza. E questo è tutto per il 2011, che è già finito da un po', a dire il vero. Speriamo che questa selezione vi sia piaciuta e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Vi salutiamo affettuosamente, alla prossima e buon anno!